tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi voglio parlarvi di Samsung Galaxy Book, il convertibile di Samsung presentato durante il Mobile World Congress di qualche mese fa. Ve ne parliamo tra poco, prima però sigla. Samsung Galaxy Book è sostanzialmente un tablettone da 12 pollici, perché guardate quanto è grande ed è un bambino vero, è un tablet vero. Lasciate perdere le impronte perché l'ho tutto smanaccato. Dicevamo 12 pollici, per questa versione ci aggiriamo intorno ai 1400 euro. Ovviamente la componentistica e le sue caratteristiche sono molto elevate, le prestazioni sono molto elevate, ma prima di guardarlo più da vicino andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Samsung Galaxy Book, nella versione da 12 pollici, vanta un display Super AMOLED con risoluzione Full HD Plus e un corpo in metallo. Sotto la scocca abbiamo un processore Intel Core i5 di settima generazione, accompagnato da 8 GB di RAM e da un SSD che garantisce 256 GB di memoria interna. La connettività è affidata al Wi-Fi, al Bluetooth 4.1 e al GPS. Non mancano poi due porte USB Type-C e lo slot per la microSD. Presenti poi due fotocamere, una frontale da 5 megapixel e una posteriore da 13 megapixel, che vi permette di realizzare anche video in 4K. Il sistema operativo infine è Windows 10 Home. Eccolo qui, Galaxy Book da 12 pollici nella versione più potente. Vi ricordiamo che noi abbiamo 8 giga e 256 di memoria interna, ma esiste anche nelle versioni 4 giga e 125. Cambiano, la differenza sono all'incirca di 200 euro, quindi 1200 e 1400. Come avete potuto vedere prima, è composto da un tablet, scusate. Qua sotto abbiamo i piccoli pin magnetici che servono per attaccarlo alla cover con tastiera. Sul lato sinistro abbiamo il slot per l'espansione della memoria per ulteriori 256 GB. Invece un po' più in alto troviamo lo speaker, che è doppio, infatti anche dall'altra parte alla stessa altezza ne troviamo un altro. Sulla parte invece in alto, aspetta che ci sono delle cose tue Erika prima che le attacchi d'arte come ha avuto Erika, il primo tasto è il tasto per l'accensione, spegnimento e bloccazione dello schermo, bilanciere del volume molto piccolo ma unito, questo è invece qua abbiamo due piccoli microfoni e gli altri bucherellini che troviamo sul lato, bucherellini ti è piaciuto il termine tecnico, sono invece per la piccola ventolina per dissipare il calore, perché vi ricordo è un Intel Core i5 di settima generazione che necessita di ventola. Sulla parte destra invece abbiamo sempre l'altro speaker e due Type-C che servono per la ricarica e per attaccare delle varie ed eventuali USB o cavo di rete, che non c'è, quindi non c'è nessun adattatore USB all'interno della confezione, infatti questo ci ha lasciato un po' perplesse, e infine il jack per le cuffie. Andiamo a posizionarlo sulla sua cover, che vi ricordo a 4 ci suggerisce direttamente la cover quante posizioni può avere, ovvero 4, quindi una volta attaccato in questa maniera basterà semplicemente posizionarlo in diversi punti che sono magnetici, quindi questo è il primo, quello più diciamo alto che ci permetterà di utilizzarlo, che ne so, per scrivere. Poi abbiamo una seconda posizione un po' più in basso, la terza posizione è praticamente a 45 gradi se non erro, l'ultima posizione che è questa. Dovete semplicemente incastrare su questo piccolo binarietto, questo solco, direttamente la cover in questo modo. È abbastanza stabile, anche se a me ogni volta mi vengono un po' l'ansia perché possa cadere. Questa è la migliore opzione per poterlo utilizzare direttamente in questo modo, con la penna, che è una penna sviluppata, la S Pen, sviluppata in collaborazione con Wacom, che non ha necessità di essere ricaricata e non ha delle pile intercambiabili, quindi utilizzabile praticamente sempre. Altra cosa bizzarra che volevo segnalarvi della cover è il portapenne, che dovete attaccarlo perché è all'interno della confezione, ha un adesivo e dovete attaccarlo proprio qui perché c'è un piccolo diciamo quadratino vuoto che viene riempito proprio dal portapenne, quindi voi inserite in questo modo e incastrate fino in fondo così, tic.
Non so quanto possa reggere, secondo me buttandolo nello zaino svariate volte questo dopo un po' si scolla. Andiamo subito a vederne la tastiera, che è una tastiera completa con i tasti a isola e sono retroilluminati nella versione Galaxy Book. Non so se potete vederlo dalla regia, cosa mi dicono? Leggermente, quindi tastiera retroilluminata, potete utilizzarla anche di sera. Il feeling della tastiera non è male, è una tastiera... aspetta che la tocco un po'. No, cacalli. Stavo facendo sentendo il feeling. Sì. Abbiamo inoltre il simbolino dell'NFC che ci dice che possiamo direttamente collegare dei dispositivi direttamente qui. Utilizzarlo per lavorare o utilizzarlo per l'entertainment. Cos'è? Ho detto parole a caso per l'entertainment. Innanzitutto, dividiamo le due cose. Parlo subito dell'utilizzo per lavorare. Sì, mi è piaciuto, sì, ho scritto degli articoli, ho scritto articoli senza difficoltà di nessun genere, ma ho riscontrato due problematiche grosse. Ho ricevuto delle chiavette durante delle conferenze stampa e ovviamente erano chiavette semplici, non erano chiavette OTG, on the go, sì. Quindi sono delle chiavette che, se non avete mai visto, sono da una parte USB, dall'altra micro USB oppure Type-C. Non ho avuto possibilità di metterle da nessuna parte, quindi questo è il primo ostacolo. Dovete comprare, perché non c'è nella confezione, un adattatore, quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è quando posizionerete questo device sulle ginocchia. Le ginocchia, come sapete, non sono rettangolari, parallelepipede. Sono punta, ma non rettangolari. Quelle sono le ginocchia che possono essere a punta. Ma tutto il resto, sì, no, è vero, le ginocchia a punta, potete averle a punta, ma il resto della coscia non è parallelepipedo, un parallelepipedo. Ma sono decisamente stondate in base a quanto mangiate la sera. Di conseguenza, essendo stondate le cosce, sì, quando lo appoggiate sopra avrete uno strano effetto di questo genere. Quindi ballerà a destra e a sinistra. E il problema più grosso è quando voi appoggerete il polso in questo modo per usare il mousepad. Sentite? Silenzio? In questo momento io, appoggiando di poco il polso sulla questa parte destra, ho già schiacciato il mousepad. Di conseguenza posso usarlo, ma vedete che è già schiacciato. Non posso più agire sul mousepad perché risulta già pressato. Di conseguenza potete utilizzarlo facilissimamente su una superficie piana. Se invece dovete utilizzarlo sulle cosce per scrivere, allora io dico ciao, perché è un po' difficile. È stato un delirio. Comunque, altra cosa, la penna, sempre per lavorare. Questo non era lavoro, era Erika che ha avuto un attacco d'arte. E la penna funziona molto molto bene. Ecco, questo è un disegno già prefabbricato. Non l'hai fatto tu questo, vero? No, pensavo ecco. L'avessi fatto tu. No, è un disegno prefabbricato che loro ti inseriscono già. Se io faccio leggero, abbiamo un tratto leggero, proprio come la penna che usate normalmente. Se invece calco, non ho cambiato tratto, non ho cambiato nulla, è semplicemente la pressione. Quindi scrivo piano oppure calco e funziona proprio come la carta, il feeling è proprio quello, se scrivo piano oppure se calco in questo modo. Bello! Le X così. Detto questo, per quanto riguarda invece l'entertainment, Ming, questo è l'audio che potete sperimentare attraverso... Vi faccio vedere questo programma bellissimo TV, si chiama Tech Princess. TV. Vedete qui accanto a me è un dispositivo pensato per controllare il clima della vostra casa, ma non solo. Come funziona? Ve lo spiego tra poco qui su Tech Princess. Tralasciando la trasmissione, che è bellissima ed è super consigliata, se non l'avete vista andate sulle varie TV, varie ed eventuali TV, la trovate sicuramente. L'audio viene sparaflesciato dai lati, quindi è abbastanza potente ma un pochino wattato e cambia totalmente quando metterete le mani in questo modo, si amplifica completamente. Invece così lui si chiama Healthy Home
l'audio si disperde completamente, quindi abbiamo una dispersione del suono che non vi giunge alle orecchie ma arriva a tutto il resto della stanza. Questo secondo me è uno dei problemi per la parte di intrattenimento di questo Galaxy Book. Passiamo ora a dei lavori un po' più pesanti, ritorniamo alla parte lavoro, scusatemi se vi ho un po' rimbambiti. Abbiamo installato Premiere per provare a montare un video. Ecco qui il progetto. Tenete conto che in questo momento siamo senza carica, quindi solitamente si abbassano leggermente le prestazioni durante quando non si è in carica. Apriamo totalmente il progetto. Quindi vedete che il progetto è decisamente tranquillo, non dà problemi, non ci sono problemi di lag, vedete? Tranquillissimamente. L'altra cosa, potete utilizzare il pennino magari per accorciare delle tracce oppure per tagliare, potete fare un po' quello che vi pare. Proviamo ad esportarle, un video di 10 minuti e 26 secondi, in esportazione ci metterà indicativamente 12 minuti per avere il video pronto, che è, devo dire, assolutamente degno, soprattutto perché costando 1400 euro non mi aspettavo nient'altro di meno che questo. L'unico problema quando gli facciamo fare questo tipo di lavoro, che è un lavoro pesante, praticamente sta andando in miniera il povero Galaxy Book, questa parte retrostante, questa parte in particolare, scalda tantissimo, diventa praticamente lava, dopo un po' si fonde e ci fate i denti d'oro. Avrete visto sicuramente con i vostri occhi qual è il sistema operativo, quindi ci troviamo di fronte a un Windows 10 e non a un dispositivo Android. Detto questo, potete installare tutto quello che volete, non avete limitazioni sui software, ovviamente l'unica limitazione è la parte hardware, quindi dipende da quello che supporta, però finché supporta Premiere, che comunque è un programma abbastanza pesante, direi che supporta più o meno tutto ciò che vi serve per lavorare. Il display, non ve l'ho detto, è un Super AMOLED, quindi è più o meno quello che trovate, a cui siete abituati se avete uno smartphone Samsung. È molto luminoso, i colori sono brillanti e si vede bene praticamente in qualsiasi tipo di condizione di luminosità. Tra i software che troviamo abbiamo Samsung Notes, per cui Erika aveva scritto iscrivetevi a questo coniglio di canale Princess Castle TV, potete, diciamo, prendere note su quello che volete. L'unica cosa è che è un software Samsung, quindi dovrebbe funzionare decisamente meglio. Ciao! Ma come scrivi bene? State. Abbiamo anche Samsung Flow, che è il software di Samsung che serve per sincronizzare i vari dispositivi Samsung qualora ne aveste. E dulcis in fundo vorrei parlarvi della fotocamera, eccoci qui, doppia fotocamera frontale. Guardate come non è per niente male il suo funzionamento, anzi mi aspettavo molto di peggio, perché di solito le fotocamere di questi dispositivi non sono proprio il massimo, invece questa direi che ci piace tanto. Vediamo anche la fotocamera posteriore, anch'essa decisamente ottima, in grado addirittura di scattare di catturare video in qualità 4K. Ecco qui, infatti abbiamo 4K a 30 fps oppure in full HD a 30 fps oppure HD normale sempre a 30 fps. Prima di concludere però questo video voglio riassumervi i pro e i contro di questo Samsung Galaxy Book. Innanzitutto ha uno schermo spettacolare, se siete abituati ai Super AMOLED degli smartphone Samsung, ecco, avrete un Super AMOLED da 12 pollici. Si vede molto bene... Zitto, nessuno ti ha chiesto la tua opinione! Si vede molto bene sotto la luce del sole, lo schermo è un po' riflettente, però devo dire che il display è davvero davvero ottimo. Si può vedere molto bene in qualsiasi condizione di luce. La penna, sviluppata in collaborazione con Wacom, è super reattiva, non ha bisogno di essere messa in carica e non ha nemmeno bisogno di una batteria, quindi ottimo compromesso, super trasportabile, piccolina e devo dire dà un ottimo risultato. Mi ho quasi ingiambata.
in quello che stavo dicendo. Quasi però, eh. Le prestazioni di questo tabletone gigante sono davvero ottime, anche perché abbiamo un Intel i5, 8 GB di RAM, 256 di memoria interna, quindi non poteva che essere una scheggia. Ovviamente è molto trasportabile e alla fine potete buttarlo anche in una borsa, in uno zainetto anche molto molto piccolo, comunque riuscirete a trasportarlo senza nessun tipo di problema. Ta da da da! Scusate, ho utilizzato la... Sì. Il nostro Galaxy, no, nostro, non è nostro. Ciao, devi ritornare a casa prima o poi. Dopo il riscatto. Passiamo subito alle note dolente di questo Galaxy Book. Innanzitutto abbiamo un grossissimo problema di stabilità. Non stabilità sulle superfici piane, ma sulle ginocchia. Tutti noi che utilizziamo questo tipo di prodotto andando in giro, sul taxi, sul pullman, sull'aereo, abbiamo sempre i nostri dispositivi in condizioni molto precarie di equilibrio e devo dire che non è super resistente, quindi mentre lo state utilizzando lui sballonzola tutto, è tutto un po' un delirio da riuscire a utilizzare così molto on the go, quindi necessita assolutamente di una superficie piana e ben stabilizzata. Inoltre un altro problema che ho notato da subito appena l'ho preso in mano è il mousepad. Purtroppo se tenete il polso appoggiato qui in maniera un po' forte, perché non è molto, cioè è abbastanza flessibile, come vedete come si flette, appena voi la fletterete in questo modo il mousepad sarà subito schiacciato e non potrete più schiacciarlo perché rimane sempre premuto, e questo non è veramente ammissibile per un prodotto che costa 1.400 euro. La componentistica che trovate qui dentro è una componentistica che consuma tanta energia. Diciamo quindi che riuscirete ad arrivare a fine giornata senza un utilizzo super intenso. Se invece lo utilizzate per lavorare, per montare video e tutto il resto, sappiate che vi durerà una bella manciata di ore, ma non riuscirete ad arrivare a fine giornata. L'ultima cosa che abbiamo notato utilizzandolo, ma anche non utilizzandolo, adesso vi spiego perché, è che scalda tantissimo. Ma scalda tantissimo non solo mentre state, non so, renderizzando un video, ma anche con le cartelle aperte senza fare niente. Lui non si sa per quale motivo scalda molto in questa zona. La ventolina che trovate qui sulla parte superiore non è proprio in grado al 100% di dissipare il calore, quindi questo è davvero un peccato. L'ultima cosa che mi sono dimenticata di dirvi, sempre tra i contro, non ve l'ho detto prima, era l'audio. I due speaker sono posizionati sulla parte laterale, quindi sulla parte sinistra, ma anche sulla parte destra. L'audio quindi avrà una sensazione un po' ovattata, l'audio è abbastanza elevato, ma il problema è che andando sui lati non vi viene sparata in faccia e di conseguenza avete un audio un po' ovattato, però vabbè, poco male. Direi che questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, se avete qualsiasi tipo di domanda ricordate di lasciarci un commento, poi lasciate anche tanti like, condividete il video, iscrivetevi al canale e perché no cliccate sulla campanella, così non vi perdete nessuno dei nostri video. Intanto andate a vederne degli altri che trovate qui alla mia destra, alla vostra sinistra, ho imparato e sono stata bravissima, perché sono dei video che sono sicura vi piaceranno. Detto questo, vi saluto, vi do tanti baci, tanti abbracci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!